Buongiorno, sono la dottoressa Serra Maria Rosaria, medico estetico, formata alla scuola di formazione del Fate Bene Fratelli nella medicina estetica di Roma. Perché la medicina estetica? È una specialità in continua evoluzione e anche c'è bisogno anche di continuo studio e formazione. Si fonda su due pilastri principali, la prevenzione e la correzione. La prevenzione è un aspetto fondamentale per quanto riguarda il medico estetico, in quanto andiamo ad agire direttamente sulla pelle e sulle sue caratteristiche. Il paziente deve essere informato su come deve trattare e su come deve agire per ottenere i migliori risultati. Il medico estetico ha l'obbligo di insegnare al paziente ad avere cura innanzitutto della propria pelle. Come? Studiando innanzitutto la pelle con un check-up cutaneo che consiste nella valutazione di alcuni parametri per arrivare poi a una diagnosi di fototipo e di biotipo e su questo una prescrizione di cosmetici specifici per la pelle. La cura innanzitutto determina un rallentamento del crono e del fotoinvecchiamento. Già solo con una cosmesi specifica si riesce a migliorare alcune peculiarità e alcuni punti deboli. Fare una buona detersione con una cosmesi sia domiciliare sia mattutina che serale determina già un buon terreno per poi andare ad agire con altri trattamenti squisitamente medici. La correzione ci arriviamo poi in un secondo momento, correggere quelle criticità che il paziente richiede o che il paziente vede, ma con l'ausilio e con l'aiuto del medico estetico si riescono veramente ad avere dei risultati estremamente naturali e molto molto poco pervasivi e invasivi. I trattamenti correttivi che si possono fare ambulatoriamente danno un valido aiuto al miglioramento dell'aspetto fisico e possono essere il filler, quindi un riempitivo a base di acido ialuronico, oppure del botulino, tossina botulinica che ci aiuta a distendere le rughe che possono essere presenti sul viso, soprattutto sul terzo inferiore. Un altro trattamento per noi molto valido è il cocktail di vitamine, quindi le biostimolazioni che possono essere iniettate intradermiche e danno proprio alla pelle quel senso di benessere e di giovinezza in quanto vanno a stimolare i nostri fibroblasti a produrre più acido ialuronico, più collagene e più elastina. La pelle apparirà più idratata, più rimpolpata e soprattutto più sana. Sono queste le metodiche e i trattamenti che a me piacciono, che determinano una pelle sana, curata e bella, per poi arrivare alle correzioni vere e proprie. La correzione deve essere effettuata in maniera naturale, nessuno si deve accorgere degli elementi e dei trattamenti effettuati. Il tutto deve essere estremamente armonioso e naturale, e questo è il vero senso della medicina estetica. Quindi prevenzione e correzione in ultima istanza. Bisogna accompagnare il paziente a rallentare il processo di invecchiamento, ma non a bloccarlo. Non si ritorna indietro con il tempo. Si può percorrere una strada insieme al proprio medico estetico, valorizzando le proprie peculiarità e migliorando le proprie criticità. Per ulteriore informazione potete rivolgervi alla segreteria del Centro Medico Spazio Salute San Decenzio.